capito dalla nazionale. A me mi ricorda molto degli ultimi tempi alla Juventus, quando fece quel famoso paragone delle 10 euro che la Juventus vale. Quindi diciamo non è poco opportuno, Daniel, poco opportuno queste uscite di questo allenatore che ha dato tanto alla Juventus. Ma attenzione, io non è che sono, come mi hanno molti, mi hanno accusato di essere dalla parte di Allegri, io sono dalla parte di chi ci sta facendo giocare bene, di chi a livello europeo è riuscito a fare qualcosa, a differenza, ahimè, ai noi, di Conte, quando ha chiaramente condotto la Juventus e poi purtroppo ci lasciò come ci ha lasciato. Si diceva Nemo profeta in patria, in questo caso invece Conte è profeta solamente in patria. Diciamo che l'Allianz Arena ha sancito un pochino la sua sconfitta, prima a livello di club con la Juve, ricorderemo tutti la inopinata sconfitta nei quarti di finale di Champions League nel 2013, e adesso con la nazionale, anche se la nostra nazionale, qui apro una parentesi, la chiudo immediatamente, sarà un motivo di discussione, ci ha sempre abituati a una preparazione pre-mondiale non troppo convincente. Basti citare il 1982, che è nei cuori di ciascuno di noi. Per quanto riguarda Allegri, credo che sia a giorni il rinnovo del contratto, lo speriamo tutti, ovviamente sì, perché noi, come dici tu giustamente, siamo dalla parte della Juve, le persone cambiano, ma la nostra cara Juve rimarrà sempre. Beh, questo merita un applauso, no, mi sembra, giusto? Mi sembra che merita un applauso. Allora, DJ Tiba, andiamo a seguire quelle che sono le sensazioni. Hai accettato, ti ha dato...